Ciao a tutti ragazzi, qua Dex, oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online e siamo qui in un nuovo Death Run, questo si chiama Zancudo Death Run, infatti siamo a Fort Zancudo. È pieno ragazzi, veramente, di oggetti, c'è di tutto e quindi proveremo, non so, a sopravvivere. Sicuramente inizieranno già a spararci, però voglio un attimo capire. Allora, quelli sono da quella parte, va bene, allora dobbiamo subito muoverci perché lì c'era la copertura in legno. Comunque spero ragazzi che questo Death Run, insomma, sia piuttosto, cioè, non penso sia semplice, sono sincero, non penso proprio. Mamma mia, gioca tutto un'auto, vai, entra lì dentro. Ok, perfetto, qui ci siamo. Allora, dovrebbe essere veramente, ragazzi, lunghissimo. Ovviamente qui qualcuno capirà altre cose, doppi sensi come al solito. Comunque sia, vediamo un po' di sopravvivere. Mamma mia, ma che cazzo è, tubi dinamici? No, ma qui ragazzi gli oggetti non si vedono, veramente. Allora, quello è morto? Il mio compagno è morto, sì. Il mio compagno, ragazzi, è morto, mamma mia, povero lui. Comunque dobbiamo assolutamente buttarci. Vediamo, andate prima voi, prima voi. Vai, prima tu. Ti faccio il segno col dito, vai prima tu. Vai, vai prima tu. No, quello non vuole ragazzi, guardate, fa il gesto che non gliene fotte niente, lui non ci va. Proviamo a saltare, salta, attenzione. Ok, ce l'ho fatta, siamo caduti entrambi. Non cadere giù, perfetto. Va bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso anche il giubbottino antiproiettile. Allora adesso dobbiamo a quanto pare scendere per andare poi in quelle rocce, va benissimo. Quelli sono da quella parte, quindi non dovrebbero colpirci. Ragazzi, io ci provo, andiamo, vai, 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 inizia a scendere, perfetto così, vai adesso nel... No, quello si è buttato davanti, andiamo, andiamo, come va, va? Dai, 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 non cadere, non... Perché? Perché non vai? Saltella, ok, ci siamo ragazzi, mamma mia, quelle cazzo di cose mi hanno colpito, però siamo ancora vivi. Prendi il giubbottino, perfetto, vai. E andiamo, continuiamo, qui copertura, copertura estrema. Il problema è che qui potrebbero colpirci i piedi, quindi io ragazzi vado. Muoviti, muoviti, stanno cadendo i tubi, vai, 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 vai. Corri, 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 salta qui, ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, tutto perfetto, copertura estrema. Ok ragazzi, mamma mia, veramente. Allora, che cazzo è successo? Il mio compagno è morto, va bene, perfetto. Io mi butto giù, così quelli sono un po' distratti anche dal mio compagno, perfetto, eccezionale, abbiamo preso la vita, dai, velocità, velocità qui, mi hanno colpito, ma siamo ancora vivi ragazzi. Allora vai, 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 qui c'è una bella copertura, qualcosa lì però potrebbero farlo esplodere, infatti l'hanno già colpito. Io mi metto da questa parte, così non mi dovrebbero colpire, e ne è qualcosa infatti, è esploso senza colpirmi. Allora, cosa c'è, un Titan? No, dobbiamo passare dal Titan. Ragazzi, dobbiamo passare dal Titan. No, questo è epico. E ragazzi, io vado, prendi il giubbottino, vai, velocità, velocità. Saltella, saltella, muoviti, muoviti, Titan, non cadere, Titan, non cadere. Oh mio Dio, vai, 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 incredibile ragazzi. No, questo è epico. Questa è una delle cose più epiche ragazzi. Abbiamo passato un Titan. Mamma mia, ora però potrebbe anche esplodere, quindi mi conviene muovermi. Vai, via, 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 via. Prendi qui i giubbottini. Ok, mamma mia, altro Titan. Andiamo ragazzi, è caduto un cazzo di bus. Vai, 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 supera il Titan. Supera il Titan, supera il Titan. Mamma mia, non andare giù. Ok, ok, ok. Saltella qui, perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ancora giubbottini però, voglio un attimo di pausa. Un attimo di pausa, mamma mia ragazzi. Mamma mia, questa parte è stata veramente intensa. Allora, adesso non so, devo buttarmi giù forse. Quello l'hanno colpito, via via con calma. No, niente, mi hanno ucciso ragazzi. E purtroppo lì non potevo correre. Era inevitabile ragazzi, non potevo correre, perché altrimenti sarei andato giù sicuramente. Comunque sì, Death Run fantastico, non lo so, abbiamo superato i Titan ragazzi, purtroppo siamo morti. Però è veramente complicato, niente da fare. Purtroppo round perso, il mio compagno è morto. Ed eccoci qui, secondo round. Avanti, siamo pronti, vai, partiamo. Prendiamo subito i nostri cecchini. Perfetto, allora questi qui sì, hanno lo zoom. Allora, loro sono già partiti. Da quale parte esattamente? Da lì sopra. Eccoli qui ragazzi, eccoli qui. Stanno già arrivando, lì devono saltare. Sinceramente non mi ricordo. Comunque al momento giusto faremo cadere quelle cose lì, a meno che i miei compagni non li facciano cadere prima. Spero proprio di no, perché vai, 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 cadete, cadete, cadete tutti i tubi dinamici, andate. Cadi anche tu, ok, quello l'hanno colpito. Vediamo un po' ragazzi, vediamo un po' se qualcuno morirà. Allora, un altro era nascosto al radar. Sta arrivando adesso un po' di gente. Con il lune, boom. No, è riuscito a sopravvivere. È riuscito a si è buttato giù. Ragazzi, uno è morto, un altro è morto. Soltanto due dovrebbero essere vivi per il momento. Vediamo un po'. Un altro è morto.
Ragazzi, ok, c'è l'ultimo. Vai, vai, tubi dinamici, tutto giù, tutto giù. C'è l'ultimo, ragazzi, che è lì ed è nascosto al radar, a quanto pare. Ok, non è più nascosto al radar adesso. Da quella parte, ragazzi, sta passando nel Titan. Mamma mia, vieni qui, qui lo devo colpire per forza. Boom, no, è riuscito a sopravvivere. È riuscito, ragazzi, a sopravvivere, ma qui forse possiamo colpirlo. Vediamo un po' se è vero. Boom, no, perché, cioè, si vede un pezzo del suo corpo, ma non posso colpirlo. Con le altre barriere questa cosa funziona. Allora vieni, boom, 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 vai, colpito. È caduto giù, ragazzi, sì, perfetto. Eccolo qui, è boom. Vabbè, era impossibile prenderlo in volo, comunque sia. È morto, ragazzi, buttiamoci giù. Tanto abbiamo vinto il round. Ecco qui, round vinto. No, veramente fantastico. Il problema è che superare questo death run per chi corre è veramente, ragazzi, troppo difficile. Troppo, troppo difficile. E ci risiamo, terzo round. Pronti, prontissimi ad andare. E avanti, partiamo, vai. Perfetto, togliamo la tanica e andiamo, ragazzi. Vai, 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 iniziamo a salire perché quelli ci spareranno subito. Allora, comunque la parte più difficile è proprio lì. Superati i Titan. Oh, i tubi, mamma mia. Ma che cazzo, mi sono caduti i tubi in testa. Ma io praticamente non sono caduto, non è successo nulla, va bene lo stesso. Allora, qui mi hanno già colpito. Io sto un attimo calmo, ragazzi, perché non voglio rimanerci fottuto. Allora, lì sono caduti tutti i tubi, camion, perfetto. Dovrei buttarmi per prendere poi il giubbottino, cosa molto utile. Direi di farlo. Vai, 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 buttati, buttati. Ok, perfetto. Giubbottino preso, quello è caduto. Perché quello non... cioè, quello si è lanciato ma non è caduto. Io invece sono caduto. Allora, vai, muoviamoci, muoviamoci. Muoviamoci, vai, 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 vai. Ora ci sono le rocce. Le rocce bastardissime. Attenzione, andiamo, andiamo. Saltella, perfetto. Perfetto, saltella, saltella, saltella. No, non ci... no. L'elettricità mi ha colpito e sono andato giù. No, non ci credo, ragazzi, sono morto. Niente da fare, purtroppo mi hanno fregato. Incredibile, incredibile. Cioè, quelle cose lì di solito ti sparano in tante direzioni. A me mi hanno sparato lì, nel nulla, perfetto. Il mio alleato, ragazzi, è riuscito ad arrivare al carro armato. Praticamente era vicino alla fine dei due Titan. Quindi noi nel primo round veramente per poco non ci siamo arrivati. Comunque sia, lui ha preso il carro, quindi ormai credo che sia nostro qui il round. Credo proprio che abbiamo vinto. Ok, ce l'ha fatta, ragazzi. Round vinto. Io purtroppo sono stato fottuto subito con quelle cazzo di cose elettriche lì, però alla fine va bene lo stesso, dai. Quarto round. Allora, se la mia squadra dovesse vincere questo, penso proprio che avremmo vinto la partita. Credo proprio, ragazzi, di sì. Comunque, penso che finirà così perché è difficilissima da superare. C'è una parte lì troppo, troppo complicata dopo i due Titan. I cecchini proprio ti fanno a pezzi. Allora, vediamo un po'. Stanno iniziando a salire. Facciamo cadere queste cose qui. Andate giù. Vai anche tu giù. Ok, perfetto. Uno... no, che cazzo? Uno era caduto, ragazzi. Solo che c'era il lag. Allora, giù camion, giù. Qualcosa, ragazzi, è caduto. Lì c'è qualcosa che cade. Cos'è uno? No, non lo so, non ne ho idea. Comunque uno, ragazzi, è morto. Questo è confermato. Boh, non lo so. Da qui non si riescono a vedere le forme esatte del corpo. Allora, a quanto pare ho visto, ragazzi, che c'è uno giù, esattamente lì. Cioè, che è riuscito a prendere un camion e si sta muovendo. E questa è una cosa negativa, perché se dovesse trovare un cazzo di carro armato, siamo praticamente fottuti. Quindi questo qui deve morire, ragazzi. Deve morire, non è possibile. Se prende un carro armato e inizia a spararci, credo che siamo veramente fottuti. Non lo so, ragazzi, spero di no. Io lo tengo d'occhio, lo tengo d'occhio. Comunque, per girare ancora, credo proprio che il carro armato non ci sia. O almeno spero, ragazzi. Vabbè, col cecchino in questo modo è difficilissimo da colpire. Dobbiamo concentrarci anche un po' su quest'altro giocatore che, sta andando avanti, perché quello, cazzo, c'è totalmente distratto. Quello è lì sopra, vieni qui, vieni qui. E boom. Perché non muore? Ragazzi, l'avevo colpito. Che cazzo ha fatto? Si è buttato giù, perché? Perché si è buttato giù? Si è suicidato. E niente, adesso quello vivo cioè l'unico rimasto vivo, ragazzi, è questo che però comunque sia non penso abbia molte possibilità. Sì, si è nascosto al radar, ma tanto non hai nessuna fottutissima possibilità. Lì c'è un Titan esploso. Ragazzi, death run cioè assurdo veramente sotto ogni punto di vista. Boom, vai, l'ho colpito. Incredibile. Sono riuscito, ragazzi, a colpirlo una volta.
Il problema è che questo qua, cioè, per morire, va, è stato colpito. Ma questo cazzo di camion perché non salta in aria? Io non lo capisco, cioè, è come se fosse blindato, non lo so. È ancora lì. Ragazzi, mancano 8 secondi, ormai abbiamo vinto. Una cosa che ho notato è che quello praticamente mangia gli snack. Di conseguenza, anche se lo colpiamo ripetutamente, resta sempre vivo. A meno che non venga colpito in testa. Comunque sia, partita vinta. Abbiamo vinto perché loro ovviamente erano in minoranza. Il tempo è scaduto. Comunque sia, Death Run veramente epico, ragazzi. 35.000 dollari. Noi eravamo veramente arrivati vicinissimi, devo dire, al carro armato. Perché subito dopo i due Titan c'era un'altra piccola parte e poi i carri armati. Purtroppo noi non ci siamo arrivati, però va bene lo stesso, dai. È stato veramente divertente, purtroppo sono stato estremamente fottuto da quelle cose elettriche, però veramente molto bello. Io spero che il video vi sia piaciuto, qui è Dexta, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video.